Lo spunto di partenza, diciamo, parte da una fotografia che io scatto in un antico palazzo padovano. Ho avuto la fortuna di frequentare questo palazzo perché i miei erano custodi di questo palazzo. Quindi sono cresciuto vedendo arte antica, questo tipo di interni così luminosi. Pensare che sono gli ambienti che frequentavo sin da bambino, ovviamente c'è anche tutta una componente affettiva. Il mio modo di dipingere, sì, essere anche preciso nel raccontare i dettagli, così, però al tempo stesso lasciarli anche un pochino indefiniti. Un po' chi osserva deve essere partecipe della costruzione dell'immagine. Magari da vicino vedi puntini, pennellate che apparentemente sono in disordine, con un po' di lontananza invece l'immagine si ricompone in maniera molto più nitida, molto più fotografica, e in questo senso appunto cerco di caricare appunto di energia un po' questi ambienti, di energia ulteriore, insomma.